Le nostre terre sono per lungo tempo state ritenute immuni da alcuni fenomeni. Poi abbiamo sempre saputo della presenza dell''ndrangheta, abbiamo documentato in modo molto chiaro della pericolosità della infiltrazione mafiosa sul nostro territorio. E abbiamo visto, anche toccato la preoccupazione di fronte anche ad atti di sangue accaduti in tempi non così vicini, che si sono poi in qualche modo ripetuti in questi mesi. Resistere a mafiopoli. Mafiopoli significa certo tutto il contesto della mafia, ma è anche il nomignolo che Peppino Impastato dà alla sua piccola città, al suo paese, Cinisi, attraverso l'arte dello sberleffo, del riso. E quindi la città di Cinisi diventa Mafiopoli, tanti altri nomi che poi dà anche ai boss, ad esempio a Badalamenti, che lo appella Tano Seduto. Attraverso il coraggio delle parole, della derisione, affronta in prima linea quello che è la criminalità organizzata che assedia il suo paese e assedia anche la sua famiglia, perché ricordiamolo, Peppino Impastato è figlio e nipote di mafiosi, quindi è nato in quella cultura, nella cultura del silenzio, dell'omertà, del tacito assenso. E quindi qui vorrei fare proprio su questo aspetto la prima domanda a Giovanni Impastato. Come ha fatto in un clima così, in una città così, in una famiglia così caratterizzata a nascere una scintilla di dissenso così luminosa, o meglio ancora, come dice Franco Vassia, coautore del libro, come un fuoco pronto a divampare e una forza capace di mettere a soqquadro tutto il vecchio retroterra della sua cultura. Quali sono le cause di tutto ciò? Queste figure patriarcali, cioè lo zio, mio padre, i fratelli di mio padre, che erano tutti mafiosi, cioè per noi erano delle figure importanti che non ci facevano mancare nulla, ci davano sicurezza, ci proteggevano, cioè pensate un po'. Però vedete, tutto finisce in una giornata di primavera, quando lo zio Cesare Manzella viene ucciso con l'autobomba che voi avete visto anche nel film I 100 passi. Ecco, quello è stato un momento terribile per tutti noi. C'è una cosa atroce, perché vedete, da quel momento in poi Peppino incomincia a riflettere. Quella splendida natura, quei colori, quegli odori. Cioè per noi, cioè noi da quel momento in poi l'abbiamo visto che è come una cartolina in bianco e nero e per giunta sfocata. In pratica, proprio quel giorno finisce la nostra infanzia. Peppino, con la trasmissione Onda Pazza, era riuscito a far ridere alle spalle dei mafiosi, cioè a ridicolizzarli, a far ridere la gente del paese alle spalle dei mafiosi. Una cosa del genere non poteva avvenire, perché la mafia, quando perde un grande progetto di speculazione, perde dei soldi, può recuperare, ma quando incomincia a perdere consensi, ecco lì inizia la sua fine. Dopo qualche anno noi siamo costretti a chiudere, perché è venuta fuori quella famosa legge Mambì che ha spianato, cioè la strada a quelle televisioni, all'informazione che oggi purtroppo è in mano a pochissime persone che si possono permettere il bello e il cattivo tempo. Ecco, io credo che in un paese democratico bisogna avere una libera informazione, perché se non c'è una libera informazione, quello non può mai diventare un paese democratico. Voi sapete benissimo quello che sta succedendo oggi, da qualche giorno, da qualche mese a questa parte. Vedete che noi abbiamo superato ogni limite. Cioè noi stiamo superando una fase che è pericolosa per la democrazia, che è quella della legalizzazione dell'illegalità. Voglio fare un omaggio a tutti quei giornalisti, che non sono tanti, però nel periodo possiamo dire che sono tantissimi, che sono stati uccisi dalla mafia. Ed è giusto ricordarli quando si parla di informazione, perché è un regalo che noi facciamo alla memoria.
Allora, Cosimo Cristina 1960, Mauro De Mauro 1970, Giovanni Spampinato 1972, Giuseppe Impastato 1978, Mario Francese 1979, Giuseppe Fava 1980, Mauro Rostagno 1990, Beppe Alfano 1990. Ricordare gli altri, è giusto ricordare gli altri che non sono stati uccisi dalla mafia, che sono Walter Tobagi, Carlo Casalegno, Giancarlo Siani, Ilaria Alpi, Maria Grazia Cutoli ed Enzo Baldoni. Ecco, io credo che noi dobbiamo lottare per un'informazione democratica e dobbiamo soprattutto fare un omaggio a loro, a queste persone. Lasciamolo stare a Minzolini, perché non è neanche degno veramente di assumere quell'incarico lì. Grazie. E quindi noi cerchiamo di ricordare la figura di Peppino Impastato in questo modo, come un uomo che ha sempre vissuto da uomo libero ed è anche purtroppo morto da uomo libero, che ha cercato di debellare un cancro della sua città e aiutare la sua comunità contro la criminalità organizzata che soffoca le idee, le speranze e i sogni di buona parte dell'Italia, cercando quindi di resistere contro questa mostruosità che è la mafia. Perché, come dice Don Ciotti, resistere significa anche esistere. Twisted good in us, all we know that's too